La gente dovrebbe capire il punto di vista degli altri e non solo il proprio. Io capisco che uno che ci siano dei prezzi, ma io volevo fare soltanto una cosa di legno in cui mettere questo. Una cosa di legno che si apre. Quindi, una cosa magari fatta non in modo ad arte, ma che regga. Quindi, se il legno costasse 50 euro e ci mettessi 2 euro di tempo, io ti pago 25 euro d'ora, tu me lo fai. No, cioè io non posso spendere centinaia di euro per uno strumento che ho pagato usato 250 euro. Allora capisci la mia, perché ma la manodopera devi parare, non conta con l'oggetto, conta con l'oggetto. Perché io posso spendere anche 500 euro in una custodia se una chitarra mi è costata 3.000 euro. Ha senso? Non ha senso centinaia di euro. Cioè la gente dovrebbe avere un po' di flessibilità. Fai un lavoro abbastanza che si... Cioè voglio dire, se non lo porto con una cosa di... Io non lo potevo portare dentro un sacco. Quindi per quanto non sia fatto bene una cosa di legno, è meglio di un sacco, anche se poi peserebbe di più. Ma cazzo, io ci sono degli strumenti che ho preso che hanno la loro custodia di legno, cornetta, quello e quell'altro. Non è che costava centinaia di euro o più, quelle sono fatte in serie. Però vi dovete mettere in testa che dovete capire. Cioè, non mi puoi dire, e questo è il prezzo, questo è il prezzo. Lo so, ma scusa, ma se quello è il prezzo e tu non sei capace, perché uno bravo secondo me è capace anche di fare un lavoro da meno, sapendo la situazione. Cioè, lo strumento costa 250 euro, ha senso fare una custodia fino a 100 euro. Lo strumento c'ha abbastanza bozzi, quindi uno più uno meno. Non è che, però, volevo portarmelo in giro senza sembrare un accampato. Però, vabbè, la gente è proprio, cioè, io non riesco a capire che modo di ragionare è questo, sinceramente. Io ti dico che mi è costato 250 euro. Cioè, io dico, la custodia non può costare più lo strumento. La manovra non si calcola con l'oggetto. Sì, ma io non ti sto dicendo che non voglio pagarla la manodopera. Sto dicendo che per me non ha senso. Ma è chiaro? Ma ci sono molti che ti dicono così. Anche chi fa un lavoro, dice, guarda, questo lavoro costerebbe tot. Lo strumento costa tot, non ti conviene ripararlo, ti conviene comprarlo uno nuovo. Questo si chiama buonsenso. Cioè, se tu vuoi lavorare, oltretutto, raga, una volta che mi fai un lavoro fatto bene, siccome può capitare a altre persone, tu entri in una nicchia di mercato. Ma no, se voi tenete i prezzi altissimi, oltretutto non hai esperienza di fare questa cosa qui. Io mi sto pure buttando, io non lo so come la fai sta cosa. Cioè, uno può chiedere dei prezzi alti, se sei specializzato nel fare custodie per strumenti musicali. Ma io sto chiedendo una cosa a una persona così. Cioè, tu mi devi fare un prezzo basso. Ma costa? Te pago 25 euro l'ora. Io quando insegno inglese sono pagato molto di meno di 25 euro l'ora. Allora di cosa stiamo parlando? Ok? Non ho capito perché se fai il falegname l'idraulico devi avere prezzi altissimi. Se invece fai un mestiere diverso o insegni una cosa di cultura, di cosa non sei pagato un cazzo? Arrivederci.